Buonasera a tutti e in attesa che arrivino i dati aggiornati sulla situazione del Covid a Pomigliano, vi do qualche altra informazione correlata a questa a questo nostro momento, diciamo, di emergenza. Innanzitutto vorrei fare le condoglianze alla famiglia del nostro concittadino deceduto, un cittadino di 86 anni che si trovava al Cardarelli e che è venuto a mancare in seguito a complicazioni. Per quanto riguarda invece alcune informazioni sui dati, insieme al mio staff ho redatto un'analisi dell'incidenza del Covid in relazione al numero di abitanti delle varie città che si trovano, che sono confinanti con Pomigliano. Ebbene, Pomigliano rispetto alle altre città confinanti si trova in una posizione intermedia, cioè significa che non siamo né tra i primi né tra quelli che abbiamo l'incidenza più alta del Covid sul numero di abitanti, né purtroppo non ci troviamo nemmeno tra le ultime. E anche per quanto riguarda la regione Campania, la media campana, siamo leggermente al di sotto della media, ma non troppo al di sotto. Per questo invitiamo ovviamente alla massima cautela tutti i nostri concittadini. Tutte le categorie sono in sofferenza, è un momento veramente difficile. Qui nella casa comunale siamo in smart working al 75%, ci sono io, ci sono altri pochi dipendenti. Tutte le categorie sono in sofferenza, tra quelle che particolarmente vivono un momento complicato c'è la categoria dei commercianti e non intendo solo i commercianti della ristorazione. I commercianti che hanno visto ridotto il proprio numero di ore di lavoro la sera, ma anche il commercio di prossimità, il commercio diciamo che siamo abituati a frequentare anche durante la giornata. Per questo motivo stamattina ho fatto una visita ad alcuni commercianti per parlare direttamente con loro. Sto facendo delle riunioni, nei prossimi giorni incontrerò anche i rappresentanti delle associazioni. Il primo intervento che ho preso è quello di rimuovere la ZTL fino a nuovo ordine per quelle poche ore ovviamente che restavano visto il decreto, però in questo modo noi facciamo sì che il traffico veicolare possa arrivare con più facilità nelle zone dove per un certo numero di ore, purtroppo ridotto, ci sono ancora i locali aperti. E invece altri provvedimenti sulla viabilità ancora e anche su altre diciamo temi di interesse pubblico prenderò nei prossimi giorni e vi terrò aggiornati. Sto verificando la fattibilità delle altre azioni da intraprendere. Per quanto riguarda i cimiteri, invece, l'indirizzo della Regione Campania è la chiusura, cioè la Regione Campania consiglia la chiusura dei cimiteri. Visto la nostra situazione comunale, con un cimitero che ha pochi ingressi, con un parcheggio che è in fase di riqualificazione, ho deciso che nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre il cimitero resterà chiuso, mentre invece nei giorni 29 e 30 e dal 3 al 7 novembre, quindi 29 e 30 ottobre, dal 3 al 7 novembre, l'orario sarà prolungato dalle 14, quindi non si chiuderà più alle 14, ma il cimitero sarà aperto fino alle 17. Consiglio a tutti di diffondere le proprie visite, quindi di fare in modo di non accalcarsi negli orari più sensibili, secondo le proprie possibilità, ovviamente, in modo tale da ottenere facilità nell'entrata e nell'uscita e per evitare gli assembramenti. Un'ultima cosa che vi voglio dire: moltissimi mi scrivono segnalandomi di non essere stati contattati dall'ASL. Siete tantissimi, ogni giorno ricevo più di 450 messaggi, non su questo argomento, in generale su tutto. Cerco di rispondere a tutti i cittadini. Purtroppo non ci riesco perché siete davvero tanti e faccio in modo tale da rispondere sempre personalmente, non faccio rispondere nessun altro che non sia io. Pertanto mi perdonerete se non riesco a rispondere con assiduità, soprattutto a quelle persone che con grande dignità, con grande forza d'animo, con grande senso di responsabilità
restano chiuse a casa in attesa di un tampone o perché magari non si sentono bene e stanno contattando il loro medico di base. Purtroppo l'ASL è in forte difficoltà perché nell'ASL ci sono anche molti positivi, ci sono gli operatori in quarantena. I nostri operatori della protezione civile non possono andare più all'ASL come avevamo fatto la settimana scorsa perché appunto questa situazione fa sì che non possano essere frequentati i locali dell'ASL, quindi è una situazione veramente di emergenza. Io passo le vostre segnalazioni direttamente all'ASL, lo faccio personalmente, l'ho fatto anche nel fine settimana, qualcuno di voi è stato addirittura chiamato a casa da me direttamente. Però dobbiamo tutti quanti venirci incontro, avere grande pazienza. Io veramente sono orgoglioso, e lo voglio dire a tutti, di quei cittadini che con grande senso di responsabilità stanno cercando di tenere duro. E così dobbiamo fare tutti, perché come ha detto più volte il Presidente Conte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, siamo in una delle fasi più delicate e più difficili per il nostro paese dal secondo dopoguerra. Ci dobbiamo dare una mano, dobbiamo essere forti e ne usciremo più forti di prima e ci godremo finalmente la nostra città, che sarà ancora più bella di come l'abbiamo vista fino adesso. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata.